persone. Sono stata convocata due volte al collocamento, ho fatto il patto con il lavoro, sono stata chiamata dal comune, ho fatto il pucco forano a scuola, mi hanno tolta, sono andata piangendo, perché mi avete tolto? Io voglio, mi piace, fatemi stare, mi hanno tolta, cioè la voglia di lavorare ci sta, ma dove? Oppure andare a lavorare, che tolgono il reddito un'altra volta per 25 euro al giorno. Non volete lavorare, va a fatica tu per 25 euro al giorno, 8 euro per una macchina per costruire, è la realtà. Io sì, ho un figlio disoccupato, lavorava all'estero, adesso sta in attesa di lavoro e tengo una figlia disoccupata, sono separata e che stai? Sono sola. Io sì, ho due anni al disco e ho un problema al polmone e una bronchite asmatica cronica. Ho provato a cercare un lavoro e mi vanno a 20 euro l'ora, 15 euro l'ora, in nesce. E che si vanno a fare? Avevo un'attività commerciale, facevo il macellaio, ho emigrato nel sud, a Praia Mare, e ho chiuso nel 2014, ho chiuso perché per la concorrenza sleale. Poi è venuto il reddito di cittadinanza e mi hanno dato il permesso, il diritto di mettere un piatto a tavola. E lo ringrazio, diciamo così, perché da 50 anni è stata l'unica legge sociale e di aiuto ai poveri. Credo alla Costituzione, c'è l'articolo 3 che recita un diritto importante, sacrosanto. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Che